Qualenergia.it vi dà il benvenuto all'evento di Roma di Solar Plaza. Siamo con Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare e amico di Qualenergia.it. Intanto benvenuto Paolo. Grazie, grazie a voi della disponibilità. Prendo spunto dalla sua presentazione di oggi che ha aperto il convegno, volevamo aprire uno spaccato di approfondimento sul solare fotovoltaico d'Italia industriale e utility scale in Italia. Diamo qualche dato. Beh, direi subito che sicuramente stiamo assistendo a una finalmente un po' un'accelerazione del mercato, delle installazioni. I dati sono in crescita, abbiamo superato gli 800 megawatt di impianti connessi nei primi 5 mesi. Sicuramente c'è una quota ancora importante di impianti residenziali ancora spinti dal super bonus, ma si assiste anche a una crescita delle connessioni sia degli impianti industriali che degli impianti utility scale, che credo che nei prossimi mesi prenderanno il largo, nel senso che vediamo un grandissimo movimento a livello proprio di richieste di offerta o anche le prime installazioni, le prime già diverse sono in corso per le imprese, per le industrie, perché finalmente ci voleva purtroppo la situazione difficile, anche tragica attuale, per far capire che il solare è davvero a oggi l'unica soluzione, insieme all'efficienza energetica, va detta, perché bisogna essere onesti intellettualmente, l'energia va prima di tutto risparmiata e poi la produciamo con le energie pulite, con le fonti pulite, però ecco il solare in merito alle fonti di produzione di energia, ora con il collasso delle fossili, possiamo proprio dirlo in maniera netta, le rinnovabili trovano il loro spazio e il fotovoltaico è assolutamente quella, sappiamo bene, di più facile diffusione. I tetti sono tanti ancora, quindi le industrie si rendono conto che possono avere dei risparmi delle bollette installando il fotovoltaico e quindi c'è un grandissimo movimento a livello proprio di industriale. Nel mezzo tra quello che noi chiamiamo C&I, Commercial Industrial Area, e lo Utility Scale, c'è una applicazione, se posso già introdurla, un'applicazione, una soluzione che noi di Italia Solare abbiamo voluto fortemente e dobbiamo ringraziare tutte le parti politiche che ci hanno supportato, che si chiama Solar Belt. Il nome, io lo dico per correttezza, è di Chiara Braga, l'idea del responsabile energia del PD, ma ci ha aiutato molto anche Gianni Girotto di 5 Stelle e altre parti, perché questa diventasse davvero una realtà. Che significa Solar Belt? Vuol dire poter installare impianti fotovoltaici anche di potenza importante in modo più semplice nelle aree agricole vicine alle aree industriali. Si parte dal presupposto che un terreno agricolo nei pressi di aree industriali ha una valenza differente di un terreno pure agricolo in aree più remote, più lontane dai punti di consumo. Dobbiamo pensare a fare il fotovoltaico prima di tutto vicino alle aree di consumo. Tecnicamente è la soluzione migliore. Le connessioni sono più agevoli perché chiaramente c'è una rete che è più pronta ad accogliere potenza elettrica e questo è un vantaggio importante. Sono aree tendenzialmente non particolarmente, diciamo, pregiate, proprio perché stiamo parlando di aree vicino alle aree industriali, ecco che davvero ci sono i presupposti per accelerare le installazioni, riuscendo ad aiutare in maniera concreta chi ha dei problemi con le bollette. Molto spesso le società, le aziende che producono, manifatturiere, hanno consumi importanti, non riescono ad avere un contributo significativo dal fotovoltaico pensando al solo tetto. Prezioso, noi diciamo sempre, prima di tutto i pannelli devono essere installati sui tetti, ma siamo anche molto pragmatici e l'esperienza insegna che non è sufficiente il tetto, non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, visto in maniera un po' più ampia, ma non è neanche sufficiente per dare un contributo davvero significativo alla riduzione delle bollette delle imprese. Quindi cosa c'è di meglio che andare a fare impianti anche nelle aree limitrofe alle fabbriche
E siccome i terreni industriali, se ce ne sono ancora non occupati, sono costosi e non ha neanche tanto senso a volte installare del fotovoltaico laddove è prevista magari una realizzazione di un'area industriale, di edifici o che, di capannone, eccetera, appena fuori dall'area industriale ci sono sempre aree agricole ampie che possono essere dare un servizio enorme alla industria. Quindi diciamo, vediamo i terreni limitrofi alle aree industriali, quindi vicini alle fabbriche, come un'estensione del tetto. Sottolineo anche che fino a 500 metri l'impianto può essere fatto fino a 1 megawatt con la DILA, quindi un iter molto semplice. Sempre entro i 500 metri, rimanendo in media tensione, si può arrivare fino a 10 megawatt in pass, da 1 a 10, e se si va oltre i 500 metri fino ai 3 chilometri, gli impianti possono raggiungere i 20 megawatt seguendo un iter semplificato, quale è sempre la pass, ma con l'agrovoltaico, a noi piace di più dire agrofotovoltaico. Quindi, sottolineo, ricordiamoci sempre, solare e agricoltura possono andare a braccetto qui, con supporto reciproco nel rispetto di un utilizzo diciamo corretto anche delle aree. Ricordiamo sempre che gli spazi non mancano e c'è una fame di energia pulita enorme. Questo è, riteniamo a oggi, forse l'unico vero provvedimento a favore della riduzione delle bollette, nonché anche all'aumento proprio della quota di energia rinnovabile, quindi gli obiettivi di decarbonizzazione e di riduzione della dipendenza dal gas. E se andiamo un attimo lo sguardo agli impianti più grandi e parliamo del Feruno, l'ultima assa si è conclusa a fine giugno, adesso siamo in attesa del nuovo Feruno, per così dire. E che cosa non ha funzionato della prima versione e che modifiche dovremmo volere per la prossima? È vero, il Feruno non si può certo dire che è stato un provvedimento di successo, sono ancora parecchi gigawatt non assegnati. Il motivo principale è dato dalla mancanza di autorizzazioni innanzitutto e questo lo si sta ora progressivamente, questo problema lo si sta progressivamente risolvendo, perché le autorizzazioni, bisogna dire, cominciano ad arrivare. L'ho detto prima, abbiamo quasi 6 gigawatt di impianti autorizzati tra gli impianti che sono monitorabili. Questo dato Elements, ringraziamo Elements per il dato, e senza contare quindi le PAS o le DILA che non sono monitorabili, quindi sicuramente ora sta aumentando, ecco, il numero di impianti che sono autorizzati, che sono, in gergo si dice, ready to build, pronti da essere costruiti, e quindi ora ci sono maggiori possibilità per andare a chiedere una tariffa fissa per 20 anni. Peccato che è terminato il DMFR1, o almeno l'ultima asta era quella del 30 giugno e l'ultima sessione di asta e registri. Ora siamo in attesa del nuovo provvedimento. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un incremento della base di partenza delle tariffe, perché gli impianti sono cresciuti molto di prezzo, anche di un buon 20% anche più rispetto a quando quelle tariffe erano state fissate agli inizi dei DMFR. Ci aspettiamo un importante supporto alla sostituzione dell'amianto, non c'è nulla di concreto, di davvero efficace, è stato un fallimento da quel lato, dare 12 euro a megawattora è davvero troppo poco, quindi l'amianto ha bisogno di maggior aiuto. Noi onestamente pensiamo che la soluzione migliore siano i crediti fiscali, che sono immediatamente utilizzabili e aiuterebbero molto. Se questo non si riesce a fare perché i ministeri fanno fatica a parlarsi, a trovare gli accordi, il MEF con il MITE, e rimane, diciamo, la tariffa agevolata data dal MITE, dai decreti FER, bisogna aumentare i 12. Noi abbiamo chiesto intorno ai 50 euro megawattora, almeno 40 tutti, perché costa sostituire, togliere, diciamo, l'amianto, bonificare le aree. Quindi queste sono due tra le richieste principali, e poi più semplicità, quindi semplificazioni. Ci piacerebbe, come negli altri paesi, che non venissero richiesti tutti questi dati seriali dei moduli, perché procurano davvero una
una complicazione esagerata, a nostro avviso tendenzialmente inutile, tant'è vero che negli altri paesi non vengono chiesti tutti questi dati, una paura da parte di chi fa gli impianti che poi si sbaglia un particolare, si sbaglia qualcosa e ti creano problemi sulla tariffa, sul mantenimento della tariffa, su chiedere i soldi indietro. Quindi davvero chiediamo a gran voce semplicità, perché non si può dire aiutiamo le rinnovabili e poi si fanno leggi sempre troppo complicate. Il settore è pronto, però chiediamo ovviamente al legislatore di ascoltarci. Noi diamo le nostre indicazioni, purtroppo non c'è un gran dialogo a parte lato governativo, diverso è con i partiti, devo dire che in questo momento sono molto collaborativi. Noi chiediamo al governo una maggiore apertura, non solo verso le partecipate, che sono quelle che insomma, il ministro ha detto che fanno la politica energetica. Noi crediamo che la politica energetica debba essere fatta dai parlamenti.